Ciao a tutte ragazze, benvenute e bentornate sul mio canale. Questa settimana è stata super intensa di consegne, io sono felicissima perché quest'anno è andata davvero super bene e voglio cogliere l'occasione per ringraziare le ragazze che mi seguono qui su YouTube che si sono affidate a me per i loro acquisti e regali natalizi. Grazie di cuore per esservi affidate a noi. Adesso che vi ho fatto vedere un po' di creazioni, dato che ero molto felice e ispirata, ho detto prepariamo una bella torta, visto che io non faccio mai le torte qua su questo canale, ho detto facciamola prima. Allora, questa ricetta l'ho fatta tutta a occhio, quindi non ho dosi da darvi precise. Comunque, per la base ho utilizzato i fiocchi di avena, precisamente lo scarto dei fiocchi di avena che mi rimane quando faccio il latte di avena, quindi io li metto da parte solitamente e poi ci faccio i biscotti. Però questa volta ho detto con lo stesso impasto dei biscotti voglio provare a fare una bella base per una crostata, più o meno, perché poi non è proprio una crostata, perché la consistenza della torta ricorda un pochino quella di mele, soffice, molto buona. E comunque adesso aggiungo, allora faccio tutto a base di avena, quindi latte di avena, farina di avena, poi metto un uovo, un po' di zucchero di canna, non tantissimo perché già la marmellata è zuccherata, e poi aggiungo una spolveratina di lievito per dolci, ma proprio pochissimo. E infine, per questo è per la base, invece per completare la rifinitura, uso la marmellata, quella lì di fragole. Ma io compro una composta tipo biologica e quindi così non c'è tanto zucchero. E comunque adesso poi lo vedrete nelle immagini, insomma, tutto il procedimento. Impasto aiutandomi con la farina fin quando l'impasto non rimane poi troppo appiccicoso, ecco. Comunque, mentre preparo questa torta, ho già acceso il forno, l'ho messo a 180 gradi in modalità statica. E la torta la inforno poi per 45 minuti.
po' di cinesi che è aperto e sono venuta a guardare un po' le cosine di Natale perché quando ero venuta l'ultima volta stavano ancora allestendo, quindi ho detto vabbè, aspetto, appena metteranno tutto, ecco, ci vado più volentieri. Comunque ragazzi, io mi incanto sempre a guardare queste cose di Natale, poi a me piacciono tantissimo queste cosine tipo giostrine, ecco, villaggi, a me piacciono tanto. E mi piace sempre molto guardarli. Quest'anno per la mia casa non ho fatto tanti acquisti, perché comunque abbiamo poi dei progetti e quindi non avevo proprio lo spirito, ecco, di riempirla più di tanto, però vabbè, mi piace comunque lo stesso guardare tante cose. Allora, in questa settimana sono anche riuscita ad andare da Action! Yeah! Ce l'ho fatta perché è lontanissimo da dove abito io, Action, quindi è sempre un'odissea arrivarci perché ci metto quasi un'ora con i pullman, quindi fate conto. E comunque sono riuscita ad andare perché dovevo fare tutti i miei regali natalizi e quest'anno ho deciso di farli tutti qui da Action perché hanno tutto dalla A alla Z e poi è un negozio super economico, quindi visto che dobbiamo fare economia, almeno la facciamo bene, no? Con belle cose. E comunque ragazzi, a me da Action mi piace tantissimo, mi piacciono i prezzi che hanno, sono super vantaggiosi. Pieno pieno di cose, mamma mia, era veramente pienissimo di Natale e poi tanto dovrò ritornare, quindi poi magari vi faccio una ripresa un po' più approfondita, ecco, vi faccio vedere più cose, però adesso vi ho fatto fare un'idea e poi dopo svuotiamo insieme lo shopping che ho fatto da Action specialmente natalizio. Qua in un'altra parte di questo video, allora vi faccio vedere ieri che sono andata da Action, vi faccio vedere le cose che ho comprato. Ho fatto un po' di regali di Natale, metà, e metà invece acquisti personali. Poi ero con mia mamma, gli ho regalato anche a lei lo Swiffer Duster, così inizierà pure lei a entrare nel team delle Swifferine. Ormai abbiamo fatto il team. E almeno così può iniziare anche lei, è più agevole per le pulizie a casa e via. Perché ha visto che comunque quando viene a casa mia è sempre bella pulita, spolverata e quindi anche lei si è convinta. Ecco qua, ho fatto due belle bustone. Adesso vi faccio vedere le cose che ho comprato per me, gli acquisti che ho fatto in generale. Ho preso due di questi cuscini in nero 40x40, sono dei cuscinetti così, ma io li ho presi più che altro per l'ovatta, perché questi cuscini sottovuoto per me sono comodissimi per ricavare l'ovatta, per imbottire le mie creazioni, i pupazzi e le cose che facciamo, quindi ne ho presi due perché costavano 1,79 euro, secondo me è un super promo. Ho preso due di questi bellissimi tutoni per stare in casa. E ne ho comprato uno per me, così, visto che comunque sia la taglia è unisex, va bene sia per maschio che per femmina. E quindi ne ho preso uno che io mi prendo solitamente la LXL perché così sto bella comoda a casa. E ne ho preso un altro invece, la M per mio marito, ed è identico all'altro, insomma, ce li siamo regalati uguali. Ho voluto anzi provare, sempre riguardo allo Swiffer, i loro panni della... scusate. Static Duster si chiamano e sono tipo i panni Swiffer per intenderci e costano 99 centesimi e ce ne sono 5. Mi sono trovata bene con questi qui che sono i classici fazzoletti che si usano per terra e ne ho preso un altro pacchetto per 79 centesimi, ce ne sono 20 dentro e anche questo è buono. Anche se mi hanno detto che al mercato un euro si trovano 100 di questi pannetti qua, però non li ho mai provati, non lo so dirvi. Maschera per il viso di Belle, troppo bella questa qua, mi dispiace pure aprirla per il disegno perché è veramente bello. A me piace poi la Belle e la Bestia, io sono patita e quindi ne ho presa una. Fascia per capelli,
fatta così, di questo bel rosa cipria che mi piace tantissimo. Avevo visto questi qua, i vassoietti, e ho detto non potevo non prenderlo, l'omino pan di zenzero, secondo me è troppo carino, troppo tenero, secondo me non potevo non prenderlo perché è troppo bellino. Questi pennarelli indelebili mi sono trovata divinamente, specialmente quando faccio le faccine per le mie creazioni, almeno così non va via il disegno che creo. Ha una scatola di Candy Cane, 99 centesimi, 12 pezzi. Secondo me è una super promo, perché nemmeno da Tiger si trovano più. Una volta c'erano 10 pezzi 1 euro, non li hanno mai più rimessi, quindi vabbè. Comunque io li ho presi da Action, perché io ce li ho i Candy Cane, però i miei sono vecchi, di tanti anni che ce li ho. Non li ho mai aperti, ecco. Erano solo a titolo decorativo. Però chiunque viene a casa mia vede i Candy Cane e vuole uno. Allora ho detto vabbè, li compro buoni, così posso offrire quelli lì, diciamo, più commestibili. E quindi ne ho presi due pacchetti di questi. Questo qui, il mascara Max More, voglio provarlo perché la custodia di questo mascara mi ricorda tantissimo quello della Kiko che io uso, mi piace tanto. E quindi ho detto vabbè, lo provo, vediamo come mi ci trovo. È volumizzante, quindi come piace a me, che fa quell'effetto allungatissimo delle ciglia. La mette della Wilkinson, perché mi sto trovando benissimo con questo rasoio, quindi ormai non lo abbandono più. Pacchetti di colla a caldo, ogni volta che io vado ne compro un affare, un astuccio di questi qui, sono a 10 pezzi. E io li prendo sempre perché ogni volta che vado ne prendo uno, così c'ho sempre un paio, così ecco, sempre la scorta. Anche perché dai cinesi la colla a caldo costa quasi 2 euro, 10 pezzi, quindi qua costa 1,15 euro. All'inizio costava 99 centesimi, si vede che anche loro hanno aumentato, comunque vabbè. Ecco qua, il sacchetto è vuoto, questa busta tra l'altro è super bellissima, mi piace tanto. Per farmi perdonare, in questo video ho inserito anche un po' di pulizie, visto che giovedì non ci sono stata, ma non era cattiveria, è solo che non sono proprio riuscita perché avevo registrato questo video di pulizie da inserire, diciamo, per il video di giovedì che è scorso, ecco. Solo che non ce l'ho fatta pubblicare niente perché sono stata veramente presissima dagli ultimi ordini e non vedevo l'ora di spedire, iniziare a inviare un po' tutto, anche perché così voglio, almeno mi tengo questa settimana, diciamo, e la prossima, che poi è Natale, cavolo, è un po' più leggera, un po' più libera, così posso pensare ad andare un po' in giro, a guardare un po' le cose che piacciono a me, ecco. Preparare qualche ricetta, farci un po' di compagnia anche prima di Natale. E poi fatemi sapere se volete un video sul menù natalizio, su consigli come decorare la tavola di Natale, ecco, se volete dei consigli anche, insomma, fatemi se ci volete un video sopra sulla vigilia di Natale per quanto riguarda la cena oppure il pranzo natalizio. Scrivetemi poi qui sotto nei commenti, perché ho alcune idee e non so se possono interessarvi, ecco. Comunque in questi giorni veramente è stata molto molto impegnativa la settimana, ma per fortuna che questa che sta partendo è un po' più leggera. Ah, poi tra l'altro, voi questo video lo vedete oggi che è lunedì, ma io domani mercoledì andrò a fare l'albero di Natale da mia mamma, quindi se riesco vi metto anche qualche immagine per il video che poi uscirà giovedì, ma spero di farcela. E adesso vi lascio un po' alle immagini. It's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take
we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, Mi chiedete spesso come mi trovo con questo stendino a soffitto. Ragazzi, io mi ci trovo una meraviglia, specialmente quest'anno che i termosifoni non stanno più tutto il giorno accesi, ma vanno un po' a intermittenza, un po' accesi, un po' spenti. E devo dire che avendo messo questo qui, lo stendino sali e scendi in bagno, è un'ottima soluzione. Prima cosa perché leviamo i panni dal giro per casa, che a me, cioè sinceramente a me dà proprio fastidio lo stendino, vedere lo stendino in giro per casa, proprio no. E poi seconda cosa perché essendo che il mio bagno è un po' più ristretto, io quando stendo i panni solitamente attacco più volte lo scaldabagno, di modo che la roba mi si asciuga anche molto più in fretta. Infatti i panni stesi mi stanno solitamente 2 giorni. Finalmente ho comprato il primo Pandoro al cioccolato dell'anno 2022, perché l'anno scorso ne avevo comprato un paio, vabbè. Anche quest'anno sarà un bel Natale, diciamo che quello che a noi piace tanto è la vigilia di Natale, ci teniamo particolarmente. Invece fatemi sapere cosa vi piace di più, se la vigilia di Natale oppure il giorno di Natale. Qui siamo alle immagini finali, ragazze, noi con questa bella cioccolata calda vi auguriamo un buon inizio di settimana super nataloso, che bello, mio Dio, non vedo l'ora che sia Natale, va bene, ok? Quindi buon inizio di settimana a tutte ragazze, vi aspetto qui sotto nei commenti, ci vediamo giovedì, ciao!